Seconda parte di rassegna stampa, TRG Mattini in questo lunedì 30 di marzo, sport in primo piano, Corriere dell'Umbria, Perugia Calcio, gioco di parole con il nome del portiere biancorosso, Grifo non c'è nessun vicario, il portiere ok con Cosmi, lo conosco da Venezia, è sul taglio degli stipendi, sì ma i contratti non sono uguali, dichiara titolarissimo della porta biancorossa, ma devo migliorare con i piedi, Handanovic il mio idolo, dichiara per l'appunto vicario. Alla ripresa del campionato possiamo migliorare la classifica. Furignati, il mio erede a Perugia, per il momento è il dodicesimo, l'ex portiere del Palermo, ripresa semmai ci sarà. E poi Superlega, le parole da parte di Atanasievic, più difficile vincere il prossimo anno con mezza squadra nuova, l'opposto dei Black Devils, punta a riprendere la stagione per conquistare Scudetto e Champions, dichiara ancora Atanasievic, mi alleno 2 ore al giorno insieme alla mia Elizza, qui in foto proprio Alexander Atanasievic insieme alla fidanzata, dunque in questo periodo di quarantena. Ancora Fere C, come le fere 8 anni fa. Le parole sono dell'ex toscano, oggi trainer della Regina, che vede analogie tra la sua attuale squadra e la Ternana che volò in Serie B. Un grande spirito di gruppo, oggi come allora, fare la differenza. Abito a rende, qui situazione sotto controllo, i rossoverdi vinceranno la Coppa, dichiara per l'appunto toscano. Ancora, apprezzo le parole di Bandecchi, è giusto che la Regina vada in B. La formazione calabrese è capolista assoluta del girone C. E poi dalle pagine anche del CSI, la cultura motoria entra in classe, gioco a sport in attesa di ripartire, sempre sul Corriere, coinvolte 11 direzioni didattiche della provincia, 3.000 studenti e 20 insegnanti, ideato per combattere la sedentarietà e le cattive abitudini alimentari tra i giovani ancora. E poi ancora, allenarsi in sicurezza anche a casa in attesa di tornare tutti in campo, insieme, distanti per istanti d'insieme, questo è lo slogan del CSI, importante per permettere alle società di rimanere a contatto con i tesserati, polizze assicurative sono estese alle attività fisiche nelle abitazioni e poi le varie iniziative messe in campo dal CSI in questo periodo, anche con corso di formazione per arbitri gratuito e da seguire via web per calcio, volley e basket. Questo per quanto riguarda dunque il CSI, mentre l'annuncio da parte del ministro Spadafora, stop ad aprile, non c'è solo il calcio non vuole dire soltanto il massimo campionato. Il ministro dello sport oggi annuncia la proposta di bloccare allenamenti e ogni manifestazione sportiva per tutto il mese di aprile e a maggio non si riparte, dunque a serio rischio, lo possiamo dire tranquillamente, il proseguo dei vari campionati di ogni genere e grado. Piano super, prevedo 400 milioni per i dilettanti e attività di base, dunque questo per quanto riguarda anche la situazione a carattere un pochino più nazionale. Internazionale, le Olimpiadi prende quota a luglio 2021, mentre il presidente del CONI Malagò puntava a disputarli in primavera. Le parole anche di Foconi, campione ternano di scherma, sarò a Tokyo e anche a Parigi dopo il rinvio della grande kermesse in pedana, sempre da gorilla, dichiara per l'appunto Alessio Foconi. Questo il punto con lo sport anche dunque sul Corriere. Passiamo invece ora alla Nazione, sempre con le notizie di taglio sportivo, anche qui viene riportato il lavoro che sta facendo da casa vicario, definito marziano addirittura dalla Nazione, oltre ai guanti c'è di più, il portiere del Perugia, studio da Handanovic, qui c'è calore e passione, un dovere morale capire il valore di questa maglia. Ancora Furignati il futuro, Gagliardi un padre, parla anche Inzaghi, il campionato deve finire, dichiara il tecnico del Benevento che sarebbe capolista nel campionato di Serie B. Poi le parole da parte di Davide Stoppelli del San Giustino Volley, che lavora come infermiere, la pallavolo può attendere, ora lottiamo tutti in prima linea, combattere questa guerra per la salute collettiva, per me motivo di orgoglio, presto riparleremo di sport, qui in foto con tanto di mascherina proprio Davide Stoppelli. E poi Ternana, cuore rosso-verde, pacchi alimentari ai bisognosi e calciatori accettano di ridursi gli stipendi, solidarietà in tempo di Covid-19 dunque. E allora chiudiamo anche con il Messaggero per quanto riguarda le notizie sportive, vicario Stakhanov del Grifo, il giovane portiere dichiara il futuro, qui sono davvero felice, ma vi dico per Fulignati metto la mano sul fuoco, dunque da Cosmi, concetti semplici diretti per l'appunto, si legge sul peso della maglia, Gagliardi per me assomiglia da un vero padre calcistico, si legge a Livorno e Crotone le parate più belle, se voglio là devo migliorare ancora, dichiara Fulignati che qui cucina in casa in questo momento.
momento di stop prolungato. Ducato, i ragazzi del calcio integrato non mollano, andiamo a Coverciano, dichiarano. Mentre Marco Negri, ex bomber del Grifo anni 90, campione di sport in casa, dal Tapirulan allo slalom in terrazza, ripreso sui suoi profili social Negri. Mentre i baby del Foligno si passano la palla via social, il video funziona dunque. Ancora Fere, modello Juventus, i calciatori della Ternana pronti a tagliarsi lo stipendio, il patron hanno capito che forse non si giocherà più, dichiara Bandecchi. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese rispetto alla possibilità o meno di tornare in campo dopo l'emergenza. E ancora le parole di Bandecchi, se non si gioca giusto premiare chi è primo, dichiara il presidente della Ternana. Fondo Salvacalcio, cassa integrazione e solidarietà anche per le persone che lavorano nello sport, si legge. E poi la karateka azzurra Anita Pazzaglia, allenamenti in casa con mio padre, dichiara la karateka ternana, qui in foto con tanto di coppe vinte. Papà Fabrizio allena online anche altri ragazzi, pure i genitori fanno gli esercizi insieme ai figli. Qui si parla ovviamente di karate. E poi ancora Orvietana, tornando al calcio, mister Fiorucci, continuiamo con il training in attesa di vedere se si ripartirà. Questo per quanto riguarda dunque anche le notizie sul Messaggero regionale di sport. Chiudiamo allora con il meteo per quanto riguarda questa nostra prima rassegna stampa settimanale, con la situazione che vede una giornata sull'altalena oggi in Umbria dopo una prima mattina con possibile formazione di nebbia. Nelle ore centrali della giornata il sole farà capolino con temperature che potrebbero avvicinarsi anche a 18 gradi. Da metà pomeriggio è previsto un rapido mutamento del tempo con l'arrivo della pioggia. Nella giornata di domani è previsto un progressivo abbassamento delle temperature. Dunque questo per fare un po' il quadro possibile pioggia nella giornata odierna nella regione, almeno in varie zone della regione. E tutto, non c'è per questa settimana di lunedì l'angolo dell'esperto per quanto riguarda il settore immobiliare, che tornerà però nella giornata di domani esclusivamente per questa settimana. Vi rinnovo stasera invece gli appuntamenti 19.30 18.30 per quanto riguarda dunque la Santa Messa in diretta, 19.30 per quanto riguarda invece l'appuntamento con il TG, in replica alle 20.20 con le ultime sempre in ambito Covid-19, e poi stasera alle 21 invece un nuovo appuntamento con la trasmissione di intrattenimento The Show Must Go Home sulla nostra emittente. La rassegna stampa con TRG Mattina torna invece domani dalle 7.30 sempre su TRG canale 11. Buona giornata e buona settimana a tutti voi.